segreti, verità e pensieri più nascosti dell'universo femminile. Psicologa, psicoterapeuta, terapista di coppia, sessuologa, chi più ne ha più ne metta, la dottoressa Serenella Salomoni, che potete scoprire 7 giorni su 7, 24 ore su 24 sul suo sito www.serenellasalomoni.it, dal quale avrete accesso al canale YouTube, agli articoli, ai podcast, ma soprattutto ai modi per entrare in contatto direttamente con lei, oppure vi ascoltate una volta a settimana questo splendido spazio, il suo salotto. Dottoressa, bentornata. Grazie Luca, buonasera a tutti. Oggi parliamo di fantasmi, ma non quelli delle storielle dei bambini. Parliamo di ghosting. Si fa riferimento a una pratica oggi molto diffusa quando ci si conosce soprattutto sulle app di incontri. Il significato letterale è sparire come un fantasma, troncare una relazione d'amore o d'amicizia senza lasciare traccia. Avviene questo? Purtroppo sì, perché poi c'è da fare una divisione tra il ghosting, che è appunto quello che ha detto lei, e quello che chiamano no contact, che invece è proprio una vera e propria strategia relazionale. Okay. Uno, il ghosting è perpetrato dal carnefice, chiamiamolo, verso la sua vittima, mentre il no contact è fatto proprio come strategia da quella che potrebbe essere la vittima nei confronti di della persona che le fa del male, quindi mette in atto un allontanamento o dal partner o dagli amici, perché la faccenda del ghosting non è soltanto legata al fatto del partner, quello è quasi sempre l'uomo che sparisce, quello che sparisce. E mentre il no contact è qualcosa che può essere fatto o da una parte o dall'altra. Naturalmente il ghosting è, non lo so se ci scriveranno i nostri ascoltatori, ma è una cosa che non è di adesso, c'è sempre stata, però indubbiamente, come ha detto lei, il fatto dei social ha fatto la sua parte. Certo, beh, devo dire che io conosco molti padri e nonni che si sono dati al ghosting prima che si chiamasse ghosting. L'uomo ha un po' questa natura. C'era una famosa battuta di un comico inventata: la pillola del giorno dopo dell'uomo ti cambia i connotati. Diciamo che l'uomo tende un po' a fuggire, dottoressa. Sì, il fatto è che il ghosting fa molto male, cioè intendo dire, il ghosting alla sua vittima, questo fantasma che sparisce, fa molto male alla persona che lo subisce, perché resta sospesa, è come se fosse in un limbo dove si dice, io le dico, ho proprio avuto una paziente che mi ha detto: fino al giorno prima mi diceva che mi amava e poi non esiste più, dissolto come neve al sole, e mi sembra un brutto sogno dal quale non riesco a risvegliarmi, ma dove provo una grossa sofferenza, fa tanto male, sì. Non sono nemmeno degna di ricevere una risposta, mi ha chiesto. Secondo lei, mi ha detto, neanche che mi possa dire perché mi lascia o dirmelo perlomeno, no? Cosa ho fatto di male? Dove ho sbagliato? Per cui c'è tutto il senso di colpa della vittima, ma anche del ghoster, perché anche lui è ha questi sensi di colpa e tutte le scuse che trova, no? Perché ti dice: ah, ma l'ho dovuto fare perché avevo paura che lei stesse male poi, quindi pensato che così... Il taglionetto, certo. Dottoressa, come sempre, sì. Lei stimola messaggi al 334-9229-505. Attenzione a scegliere i carnefici. Io sono sparito perché ho cercato di prendere il discorso mille volte e lei o fingeva o non capiva. Beh, questa è una cosa che dobbiamo andare a vedere anche da un'altra parte. Io gli credo anche a questo nostro ascoltatore, però sappiamo benissimo che il modo di parlare, le cose che vuoi dire, le puoi dire in tante maniere, quindi se lui ha tentato e poi dopo è dovuto sparire, forse ha fatto qualche cosa che andava bene fatto così, intendo dire, perché io ho una paziente che ad esempio sta a tutt'oggi, sta molto male, perché è un lutto che bisogna elaborare, per quanto
questo compagno oltretutto non è sparito all'improvviso, non c'era, più che altro raccontava molte bugie e poi se n'è andato, però intendo dire che dobbiamo sempre pensare che quando ci volatilizziamo in questa maniera, dall'altra parte c'è veramente una persona che comincia a chiedersi ma cosa ho fatto. Certo. Ora la strategia che ha avuto questa donna nei confronti del nostro ascoltatore probabilmente è una strategia. Lei non voleva sentire, non voleva sentire che questo qui la lasciava. Quindi è più un non contact che un ghoster, perché lui ha provato varie volte a parlarle. Evidentemente. E lei era come se fosse sorda. Sì, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. 334-9229-505, vi ricordate la splendida Minuetto? Sì, me la ricordo benissimo, cantata da Mia Martini e scritta da Franco Califano. La mia vita è con un fantasma che appare e non disappare, forse vuole dire e scompare. Sì, forse certo. C'è anche questo tipo di ghosting, dottoressa? Beh, certo, il fatto di apparire e sparire poi è facile perché spesso in questo tipo di situazioni dall'altra parte quello che chiamiamo carnefice magari cerca un riavvicinamento ad un certo punto, non è che poi non tornano più, purtroppo sì. Qualche volta tornano e quando tornano fanno ancora più male. A volte tornano, certo. Non è che cambiano, perché c'è un professore della nostra Università di Padova che si chiama di psicologia, che si chiama Peter Carl Jonasson, che io ho conosciuto perché abbiamo fatto insieme degli esami di Stato, eravamo in commissione insieme, sì. Che ha fatto uno studio e parla proprio della triade della personalità del ghoster, che sono narcisismo, machiavellismo e psicopatia. Okay. Quindi non tutti, lui dice, sono così, logicamente, non è che diamo un marchio, però resta il fatto che se noi troviamo un uomo che è così narciso, così egoista, che è poco propenso all'empatia, che è sempre alla ricerca di approvazioni e di realizzazioni personali, che è molto seducente e conquistatore, che però delle volte si volatilizza o sparisce o fa il misterioso un po' troppo, beh, cominciamo a pensarci un pochino su e a stare un po' più attente. E poi, dottoressa, c'è anche la rappresentazione di un nuovo tipo di donna, o forse c'è mai stata, c'è sempre stata e non si era manifestata, ma ben vengono i fantasmi. Io dopo che hanno finito di fare l'amore non li vorrei neanche più nel letto, che spariscono, che ne arriva uno nuovo. Purtroppo questo che dice questa nostra ascoltatrice può andare bene, certo. Ma purtroppo il ghoster non fa così. Non è che viene a letto con te quella sera e poi sparisce. Sì, qualcuno anche lo fa. Quello è sesso occasionale. Anche delle donne che ci restano male, sa, quando si vede anche nei film che si dice chissà se domani mi telefona, chissà se domani mi manderà un messaggino perché mi sono svegliata e non era più qui. Allora, è chiaro che se tu hai una persona che raccogli una sera in una festa, in un posto qualsiasi che ti piace, ci stai insieme tutta la notte e poi la mattina non lo trovi più, beh, diciamo non che è bello. Non è bello, però insomma, nessuno ti aveva detto che facendo così avresti trovato l'amore della tua vita. No, certo. Certo. Però intendo dire, il ghoster non fa così. Il ghoster viene, fa così e poi ritorna, e poi risparisce e poi ritorna, oppure sta con te un lungo periodo e poi sparisce. Quindi è un po' diverso da quello che ha scritto la nostra ascoltatrice, sì. Che fa molto più male. Abbiamo fatto una chiarezza importante e anche questo messaggio mi aiuta a fare un'ulteriore chiarezza. Non ho capito come e dove contattare la dottoressa, è esattamente la mia situazione, sto male, male, male. Ecco, sono ovviamente non contento che tu stia male, ma sono contento che tu abbia scritto, perché noi ricordiamo sempre che questo è un salotto, il salotto della dottoressa Salomoni. Ma per entrare metaforicamente nella sua casa dovete bussare, cioè dovete andare sul suo sito, ci sono tutti i contatti, e entrate in contatto con lei, anche perché non è che può fare miracoli da un SMS. Mi telefonate, certo. Io poi a tutte le persone che mi scrivono mando sempre anche
il telefono, per cui se poi mi vogliono contattare direttamente a voce lo facciamo, ecco. Il consiglio è di io farlo. Io poi faccio molte sedute anche online proprio alle persone lontane, e quindi può essere anche questo un buon mezzo per parlare. Sì. Credo che sia importante che la vittima parli, perché sennò comincia ad avere dei rimuginamenti, dei deliri mentali, e prima di elaborare il lutto di questa cosa passa talmente tanto di quel tempo, perché poi questa cosa, Luca, colpisce l'autostima della vittima, ecco. E questa è la cosa peggiore, ecco. Quindi dobbiamo ricostruire il tutto. Allora, noi non abbiamo problemi di autostima quando parliamo con la dottoressa, perché stiamo sempre bene. Ci dobbiamo salutare, ma ricordiamo che la settimana prossima è l'ultima della stagione, ma insomma, se vogliamo continueremo, perché lo spazio è bello e ci troviamo bene. Dottoressa, le anticipo che ad agosto Baghira andrà avanti con un best of, e ovviamente ci saranno anche i best of degli incontri con lei, che sono stati tanto apprezzati, certo, dai nostri ascoltatori. Certo. Volentieri. Allora, io intanto vi auguro un buon weekend. Grazie. E ci sentiamo la settimana prossima. Sì, sì, rimandiamo saluti, fazzoletti e pianti a una settimana. Certo, va bene. Arrivederci.